Hola amigo, in questi giorni è mancato uno dei più grandi batteristi della storia, nonché uno dei miei idoli. Un'influenza enorme per migliaia e migliaia di batteristi che dalla metà degli anni 70 in poi hanno apprezzato il contributo lasciato da lui con la sua band, i Rush. Questo video è per ricordare la sua grandezza a chi già lo conosce e per far sapere alle nuove generazioni che stiamo parlando di un artista unico e irripetibile. Una breve storia per raccontare la sua carriera. Neil Peart nasce in Canada. I suoi idoli batteristici sono i grandi del rock inglese, in particolare adora Keith Moon, ma nel tempo apprezzerà sempre di più il linguaggio del jazz e delle big band, nello specifico Buddy Rich, che ritroveremo anche più tardi. Nel 74, all'età di 22 anni, fa un provino con il trio progressive dei Rush e viene preso per il tour imminente. Gli altri due Rush, Geddy Lee e Alex Lifeson, lo descrivono come un tipo un po' strano, introverso, ma si accorgono immediatamente che il suo sound è eccezionalmente maturo. Il suo stile è esplosivo, intenso, con tanta tecnica, grande controllo dei tempi dispari, passaggi veloci, ma anche pattern molto caratteristici, concepiti sempre in favore della musica con un approccio compositivo all'avanguardia. Utilizza un kit enorme con strumenti orchestrali ed etnici come jam block, campane intonate, timbales, bar chimes, glockenspiel, gong, ma li usa spesso nei suoi brani, per chi pensasse che fosse solo un'idea scenica. Dall'83 inserisce l'elettronica nel suo kit, inizialmente con dei pad Simmons, per poi evolvere negli anni 2000 ai kit Roland V-Drum. Sono famosi poi i suoi palchi con due batterie montate a semicerchio, proprio per avere a disposizione con i due kit qualsiasi gamma sonora. La paternità del palco che ruota 360 è incerta, non si sa se fosse di Terry Bozzio con Frank Zappa o di Neil Peart, ma di certo è rimasta una caratteristica dello show dei Rush negli anni a venire. E in questo senso devo citare i suoi drum solo, che non mancano mai nei suoi live, costruiti come delle vere e proprie composizioni che lui stesso definisce dei racconti. Includono tutto il suo vocabolario di rudimenti, doppia cassa, incastri ritmici, ma anche parti orchestrali e samples elettronici. Assolutamente all'avanguardia, che ha influenzato alcuni dei più grandi batteristi che amiamo oggi, fan dichiarati, Danny Carey dei Tool, Taylor Hawkins e Dave Grohl dei Foo Fighters. Per non parlare di Mike Portnoy, suo grandissimo fan, che oltre ad aver prodotto un bel disco che si chiama Working Man, tributo ai Rush, se ti vai a vedere il suo primo VHS con i Dream Theater live in Tokyo, fa un assolo di batteria che richiama palesemente quelli di Peart degli anni 80. La costruzione dei suoi leggendari assolo è ben documentata da Peart nel suo DVD didattico, che ha avuto un grandissimo successo, Anatomy of a Drum Solo del 2005. Oltre al lavoro con i Rush, produce due album dedicati a uno dei suoi eroi, Buddy Rich, intitolati Burning for Buddy, dopo aver anche partecipato al concerto in suo onore nel 1992. Peart è sempre stato un perfezionista e lo dimostra il fatto che proprio durante questa esperienza, a metà anni 90, decide di ripartire da zero con lo studio della batteria, affidandosi al famoso didatta Freddy Gruber, che lo reimposta. Così Neil Peart, star mondiale all'apice della propria carriera, decide di passare dall'impostazione matched a quella tradizionale, rivedendo per un lungo periodo tutto l'approccio tecnico allo strumento, i movimenti e
di conseguenza anche il suo setup. Successivamente perfeziona ulteriormente il proprio stile con Peter Erskine, leggenda del jazz e della fusion. Con lui vuole migliorare il tocco, la dinamica, ma soprattutto lo swing del piatto ride. C'è un'intervista che ho letto molto carina dove c'è Neil Peart che racconta che quando va da Peter Erskine a fare la sua prima lezione si sente proprio come alla sua prima lezione da tredicenne, no? Allora entra da Erskine e dice: io sono un macellaio, tu sei il chirurgo. Quanti a quel punto della propria carriera avrebbero fatto lo stesso? Altro aspetto, non è solo il batterista di una delle band più importanti e famose della storia del rock, ma è anche il paroliere principale e tratta argomenti intensi, dalla filosofia alla politica, quelli più fantasiosi e futuristici. Da molti viene proprio considerato un poeta per la capacità di articolare temi, concetti e ideali. Non a caso sarà anche autore di diversi libri che raccontano varie fasi, viaggi ed evoluzione della sua vita. Alla fine degli anni 90 un terribile dramma familiare lo colpisce. Nel giro di un solo anno vengono a mancare sua figlia unica ventenne e poco dopo anche la moglie. Per circa 2 anni interrompe ogni attività per ritrovare se stesso e lo fa con un lungo viaggio in moto che è documentato nel libro Ghost Rider. Tornando all'aspetto musicale, sono innumerevoli i premi ricevuti negli anni come batterista, oltre che quelli ricevuti con i Rush. Questo la dice lunga sulla sua influenza. Vale la pena segnalare l'introduzione nella Hall of Fame di Modern Drummer nel 93, il batterista più giovane di sempre a ricevere questo premio. Nel 2015 Peart dice addio alla musica, si ritira, non si sente più in grado di suonare ai suoi livelli a causa di tendiniti e dolori che lo tormentano, nonché il desiderio di passare più tempo con la nuova famiglia che nel frattempo si è creato. Il suo ultimo concerto ufficiale è il 1 agosto 2015 al Forum di Los Angeles. Dopo 40 anni, una trentina di dischi tra studio e live con i Rush, la carriera di questo straordinario artista si può definire un crescendo continuo, fatto di dedizione e ricerca costante. Mentre preparavo questo video passavo in rassegna alcuni dei miei dischi preferiti, ho passato un lungo periodo a ascoltare e studiare i Rush, che personalmente rimangono la mia band progressive preferita. E se dovessi citare un disco solo, anche se, te lo dico per correttezza, ammetto di non averli ascoltati tutti quanti o di conoscere alla perfezione, comunque dico Exit Stage Left, il live in Canada che ho consumato. Sarei felice che anche tu mi dicessi il tuo disco preferito e magari anche il perché, o aggiungessi qualcosa al mio racconto. Ci sarebbero tantissime altre cose da dire su questo grande artista, quindi ripeto, ti invito a lasciare un commento. Spero comunque in questi pochi minuti di aver fatto una sintesi all'altezza. Ti auguro buona musica e alla prossima. Ciao!